Buonasera, ospite di questo numero di Bizzona, il direttore sportivo del Lanciano, Luca Leone. Buonasera Leone, ben ritrovato. Buonasera a voi. Allora, Leone ha avuto una lunghissima carriera da calciatore, 20 anni sui campi di calcio, dal 2008 invece è passato da quest'altra parte, dietro la scrivania per modo di dire, direttore sportivo del Lanciano, dove attualmente lavora ancora, è uno di famiglia, della famiglia Maio. Però prima di parlare di questa nuova esperienza facciamo un passo a ritroso nel tempo, perché 20 anni sui campi di calcio non si dimenticano, 488 partite, 44 gol, bandiera del Chieti, bandiera del Lanciano, un anno a Pescara, insomma non si è fatto mancare niente Leone sul campo. Sì, anche 2 anni all'Aquila. Sì, no, poi ci sono state anche altre esperienze, ho citato le squadre con più lunga militanza. Sono stato, io mi ritengo, nonostante abbia fatto diciamo, una carriera diciamo, modesta, ecco, avendo fatto tutte le categorie fino alla C1 come calciatore, quindi dall'eccellenza, dalla promozione, quindi anche con la Renato Curi, dilettantistiche, fino ad arrivare alla C1, sia a Chieti che a Lanciano, Pescara, Martina. No, una cosa che mi rende... Qual è il rimpianto? No, il rimpianto non, sinceramente no, perché tante cose, normale poi quando si è giovani qualche errore si fa. Io diciamo che ho vissuto anche il cambiamento del calcio, quindi fino al 90, 91 si giocava in una maniera, nel 93 si è iniziato a giocare la zona, quindi c'è stata un'evoluzione anche del modo di giocare, dello stare in campo, quindi eravamo un po' tutti alla ricerca di un ruolo, perché praticamente si sono, col gioco a zona si è stravolto un po' tutto, no? Quindi si è stravolto il libero, si è stravolto il regista all'inizio, cioè, non ci dimentichiamo che noi all'epoca Izzola e Baggio andavano in panchina, quindi sembrava che non potevano essere collocati nel 4-4-2. Quindi, però ecco, io mi ritengo anche abbastanza fortunato, perché ripeto, una cosa di cui vado orgoglioso è che tutte le categorie che ho fatto le ho fatte perché ho vinto il campionato, quindi sono vinto tutti i campionati e questa è una cosa che Perché Leone non ha mai giocato in Serie B, ad esempio? Questo è un non lo campionato so. Dove oggi vediamo elementi che forse ai tuoi tempi non no, potevano no, ma non esistere. È vero. No, non è vero, questo non è vero. È cambiato il calcio. Il calcio è cambiato, i ritmi sono cambiati, la fisicità dei giocatori è cambiata, sono cambiate tante cose, sono cambiate le regole. Infatti io non mi piacciono a volte i paragoni, quando anche sento dire che il livello si è abbassato, perché veramente sono cambiate tante cose. Io basti pensare alle difficoltà dei difensori e dei portieri, no? Quindi prima il portiere prendeva la palla con le mani, il difensore poteva fare fallo, oggi se fa fallo all'ultimo uomo viene espulso, quindi tante malizie, tanti episodi di mestiere oggi non ci possono essere più, con le televisioni prendi una maglietta, era tutto diverso, è tutto diverso, quindi comunque ecco. Il calciatore Luca Leone come verrebbe giudicato oggi dal direttore Luca Leone? Come verrebbe pesato? Che brutta domanda. No, vabbè, io ero sinceramente fino a 21 anni facevo l'attaccante, poi Ezio Volpi e Chieti mi cambiò ruolo, mi iniziò a far giocare un po' più indietro sulla fascia, poi Balugani mi fece giocare a centrocampo, e ho giocato da difensore, ho ricoperto quasi tutti i ruoli. Ecco, io a un certo punto della mia carriera non sapevo, non avevo un'identità, diciamo, no? Quindi magari facevo bene un po' tutto, ma magari non facevo la differenza in un determinato ruolo, fino a quando ho incontrato Castori a Lanciano, che mi ha messo a centrocampo davanti alla difesa, ma perché c'erano i vari Corini, i vari Pirlo che hanno iniziato a giocare in quella parte del campo e quindi mi hanno messo lì, e lì poi ho giocato per 10 anni
diciamo con ottimi risultati, ed era un ruolo che mi si addiceva molto, era regista avanti alla difesa. Leone nasce nel 1970 a Pescara, è stata una bandiera del Chieti, è stata una bandiera del Lanciano come calciatore, e tu sai di queste rivalità, ci diamo del tuo perché ci conosciamo da una vita, e tu sai di queste rivalità, però hai avuto sempre stima in tutti gli ambienti, cosa non facile per uno di Pescara che va a giocare a Chieti o lavora con il Lanciano, quindi hai stima a Lanciano, a Chieti e Pescara. C'è un segreto per aver ottenuto anche questa credibilità d'immagine? Io questo non lo so, io ti ringrazio se me lo dici, però io ho cercato sempre di essere me stesso, sinceramente non so se c'è un segreto. Cioè, ho vissuto sempre, io lo chiamo questo gioco, come un gioco, e cercavo di andare in campo per divertirmi, è quello che dicevo ai miei compagni quando giocavamo, anche un po' per allentare le pressioni, perché giocare a calcio penso che sia la cosa più bella al mondo, no? E quando tu riesci a giocare a calcio e farlo anche come lavoro, penso che non ci sia cosa più bella al mondo. E quando riesci a capire questa cosa qua, penso che sia un valore aggiunto. È per il calciatore e per l'uomo, perché riesci a trasmettere, penso, anche all'esterno la tua passione, e questa è una cosa importante. Oggi io quando sento dire che molta gente si allontana dal calcio o magari non va più allo stadio, è perché forse qualche giocatore, il tifoso avverte che magari può giocare solo per soldi o può... non ha quello spirito. Molto credo che dipenda anche dall'educazione che si ha in certo, famiglia, no, però ma, i valori... Sì, no, ma è la... però ecco, la gente si accorge se un giocatore gioca con lo spirito... Con la passione. Con la passione, con... E questa è una cosa importante, che se riesci da allenatore, da dirigente o a farlo capire ai ragazzi e inculcarglielo nella testa, poi dipende anche da... Per farla breve, i sacrifici sono altri, quando si dice bisogna fare sacrifici nel calcio, i sacrifici veri sono forse di altri lavori, no? Sì, i sacrifici sono altri, e come i sacrifici del calciatore sono anche tanti, perché a volte io quando ho smesso, no, che inizi a guardare un po' indietro quello che hai fatto, quello che non hai fatto, cosa hai lasciato per strada, no? A volte ti accorgi che io quando ho smesso guardavo le fotografie, no? Magari delle riunioni di famiglia, io non c'ero mai. Le comunioni, i matrimoni, qualcosa per strada lasci, no? Perché i ritiri, gli allenamenti... È un lavoro particolare. È un lavoro particolare che qualcosa, se non hai, come hai detto tu, una famiglia... che magari non ti fa pesare determinate cose, ti avvicina anche nei momenti di difficoltà, i sacrifici sono tanti, ecco. E magari a volte non essere presente in famiglia nei momenti, diciamo, anche importanti, certo, non è certo. Bello. Passione che ti ha poi trasmesso il tuo papà Gabriele, no? Sì. Il grande tifoso del Pescara. E lì i valori della famiglia sono stati poi trasmessi ovviamente nella vostra famiglia. Ecco, papà Gabriele era sicuramente il tuo primo tifoso. Sì. Ti ha mai detto, tanto se non farai il calciatore verrai a lavorare nell'azienda di famiglia, il problema non c'è. Sì, io devo dire che... Cioè non era un obbligo fare il calciatore. No, assolutamente. Mio padre è stato straordinario e per me è diventato... Un fratello più grande, sì. Io ho scoperto mio padre nel mio primo infortunio grave al ginocchio, che lui fece un viaggio con me per portarmi a fare una visita a Firenze. E quel giorno lui, durante il viaggio, scoprì mio padre, perché parlai con lui per la prima volta per 4-5 ore di seguito e gli dissi tutto quello che io avevo dentro e quello che e mi fu molto vicino e da allora è stato un rapporto diverso. Sì, straordinario.
Senti, parliamo di questa esperienza di Pescara, perché indossare la maglia bianco-azzurra per un pescarese credo che sia il massimo, una grande gioia, anche se sei capitato forse nel peggior periodo a livello societario. Ecco, cosa ricordi di quel campionato con l'Erda, quando diventasti capitano, quando veramente lì facevate anche altri tipi di sacrificio, no? Perché non c'erano soldi, quindi c'era una gestione un po' particolare. Allora, io di questa cosa non ho mai parlato, però come hai detto tu, è stato il periodo peggiore del Pescara, però io ero molto contento di esserci in quel momento, perché nelle difficoltà ti accorgevi delle persone. Io in questo momento mi piacerebbe anche ricordare Lorenzo del Promenade, sì, che adesso Bonanni. Lorenzo Bonanni, che adesso non c'è più, che in quel periodo fu la persona veramente più vicina, e che noi non avevamo, i ragazzi non sapevano nemmeno dove andare a dormire. Siamo tornati dal ritiro e c'erano dei ragazzi, e Lorenzo fu straordinario, nonostante tutto avanzasse. Mi fa piacere ricordarlo in questo momento, perché è una persona amica di mio padre. Ma lui era una persona straordinaria, no? E lui fu uno dei pochi che ci diede una grossa mano, perché poi ero io, che avevo 37 anni, e un gruppo di ragazzini della primavera, tutti ragazzi. E avete sfiorato anche quasi un miracolo. Sì, io sono stato fino a gennaio, no vabbè, c'era Andrea Camplone, devo ringraziare anche lui che mi chiamò per dargli una mano, poi con lui fece una scelta diversa quando siamo tornati al ritiro, perché veramente non c'era niente, c'era l'erba dello stadio che era alta un metro, non sapevamo nemmeno dove andarci a allenare, ecco. Poi ci fu una settimana a Cetteo di Mascio, e poi venne... Lì fu bravo anche Nucifora nella campagna acquisti. Sì, poi arrivarono dei ragazzi durante questi 6 mesi, man mano siamo riusciti a creare una squadra, ma c'erano anche dei giovani, ma veramente forti, perché io di quel ritiro mi sono divertito, perché c'era Daniel Ciofani, c'era Vitale, Fruci, Felci, Pomante, Zappa Costa, c'era veramente un sacco di ragazzi, molto, di Matteo che poi è andato al Palermo. Ecco, cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Un rimpianto per non essere rimasto, non so, qualcos'altro potevi sì, fare? Sì, un piccolo rimpianto mi è rimasto, perché sarei voluto rimanere, avrei voluto continuare ad aiutare la squadra e a far crescere i ragazzi, ecco. Poi ecco, qualche problema col mister, mi ha chiamato Andrea, che era a Martina Franca, e lì è conclusa la carriera a Martina Franca. Sì, giusto? Poi sì. Oh, come hai deciso poi di intraprendere questa carriera da direttore sportivo? Chi ti ha dato sinceramente la chiave? Non ho deciso, perché mi ha chiamato un giorno, appena finito il campionato, mi ha chiamato un giorno Guglielmo Maio, che voleva conoscermi, che non conoscevo io personalmente. E siamo andati a cena una sera e lui mi ha proposto questa cosa di poter fare. Io sinceramente, appena l'ho conosciuto lui e la moglie, l'attuale moglie Ketty, sono rimasto impressionato da Guglielmo, dal suo entusiasmo, e gli ho detto subito sì, senza sapere nemmeno a che cosa andavo incontro, e sinceramente non sapevo nemmeno da dove cominciare, devo dire la verità. Cioè, dopo tanti anni sei sorpreso anche tu del rendimento avuto in questa nuova carriera? Sì, no, io sinceramente in questo momento non sono sorpreso, anche perché la vivo giorno per giorno, e ogni oggi giorno no, cerco forse, di... Però all'inizio, come dicevi, sì, tu, no, c'erano tanti punti interrogativi. Sì, no, sinceramente non sapevo che cosa andavo incontro, non avevo un mestiere, ero
appena... Ancora calciatore. Ancora calciatore, ho appena smesso il giorno prima di giocare e come ti dicevo prima non ho avuto nemmeno il tempo di poter decidere quello che volevo fare, perché come lui mi ha dato questa occasione mi sono buttato, diciamo, subito in questa esperienza senza avere il tempo di pensare se volevo fare il direttore sportivo, se volevo fare l'allenatore o se volevo fare... volevo andare a vendere i fiori con mio padre, ecco, non ho avuto nemmeno il tempo. Però dopo sei anni sai che credibilità, torniamo sempre a questo aspetto, hai anche nel mondo del calcio, perché non è facile oggi operare proprio con tutte le difficoltà che ci sono. Certo. Per una piazza come Lanciano forse è anche più difficile, però i risultati vi continuano a dare ragione. La vostra è una società modello perché è un gruppo unito, tu fai parte della famiglia Maio, come un fratello maggiore, dice certo. La presidentessa. Sì, sì, no, ma... Questo ti ha aiutato sotto tanti aspetti. Io devo dire che loro è una famiglia straordinaria, cui io non smetterò mai di ringraziare, ma non perché che sono ruffiano, ma perché mi sono stati sempre vicini, hanno una grande fiducia nei miei confronti e questo mi rende ogni giorno sempre più responsabile nei loro confronti per cercare di fare sempre meglio, perché il mio primo obiettivo è non deluderli, quindi... Ma poi siete supportati dai risultati, perché sai, molti si impegnano, però non arrivano i risultati, invece tu hai soddisfazioni nel rapporto con la società e hai soddisfazioni dal campo. Sì, e siamo stati bravi tutti quanti insieme, perché... il gruppo che è nato 7 anni fa, che oggi ci sono ancora 6-7 ragazzi che sono con noi dal primo anno, no? Quindi è un gruppo che ha sposato una causa, che ha senso d'appartenenza, che ha delle qualità morali oltre che tecniche straordinarie, e di questo noi siamo orgogliosi, che questi ragazzi hanno avuto anche dei momenti di difficoltà, ma ogni volta hanno avuto una reazione importante. E anche immediata. Sì, e questo è... Io mi ricordo il primo anno di Serie B, che avevamo veramente delle difficoltà tecniche del primo anno, insomma, da Serie B, perché noi avevamo deciso di fare il campionato di Serie B con tutti i ragazzi che erano con noi dalla C, più abbiamo preso anche dei ragazzi che venivano dalla Serie C, e inizialmente abbiamo però quella squadra non ha mai perso più di 2 partite di seguito, e quindi nonostante tutto era una squadra che voleva con le unghie e con i denti rimanerci in Serie B e continuare a stupire loro e noi. Senti, quanto è difficile per un direttore tecnico, un direttore sportivo di una provinciale avere rapporti con i grossi club, cito Juve, Milan, perché avete rapporti proprio per prestiti o per altri tipi di operazioni? Noi... O è più facile? Io questo non lo so, sinceramente non lo so, perché non so le difficoltà che hanno gli altri. Perché tanto sanno che siete una provincia, quindi non possono chiedere di più di quanto si potrebbe. Ora, noi, io ogni volta che mi presento... che ci presentiamo come Virtus Lanciano a queste società, cerchiamo di far capire gli addetti ai lavori quello che è il nostro progetto tecnico, anche perché oggi noi a livello non è che possiamo competere con le altre squadre a livello economico. Certo. Quindi cercare di convincere procuratori e stesse società di prima fascia a mettere in condizione il proprio giocatore in un progetto tecnico adeguato a quello che può essere le caratteristiche, le attitudini dei loro giocatori giovani. Ecco, quindi noi abbiamo la fortuna di giocare da 5 anni, dal primo anno di Camplone, col 4-3-3, e la nostra ricerca con il mio gruppo di osservatori è cercare giocatori adatti a quel modulo, quindi anche le società sanno che noi giochiamo in una determinata maniera, manteniamo un profilo di quella maniera e quindi andiamo per ruoli specifici e con caratteristiche con idee chiare, ecco, quindi... Che poi sono proprio le società stesse che alla fine vi ringraziano per aver valorizzato anche alcuni elementi, no? Sì, no, qualcuno magari ci rimane male se magari gioca un po' di meno. Ogni tanto qualche tira d'orecchie la prendiamo anche noi. Trampolino di lancio per tanti allenatori,
non parliamo di Eusebio Di Francesco che ormai è arrivato al vertice, ma lo stesso Camplone, Gautieri, Baroni, ora tocca a D'Aversa. Anche sotto questo aspetto non vi siete fatti mancare nulla, perché non avete sbagliato un colpo come scelta. Io nelle scelte, ecco, quando si fanno delle scelte è normale che è sempre difficile, no? Perché oggi non è che sei bravo perché hai scelto Tizio, se hai scelto Caio. La bravura secondo me è più nel lavoro quotidiano, nel supporto che si dà agli allenatori, al supporto che si dà ai giocatori, perché non è che tu fai una scelta perché sei Lanciano e per forza va bene, non è così, perché sennò sarebbe un po' troppo. Però è stato così. Sì, però ecco, c'è un lavoro di alcune persone che secondo me, ma della stessa squadra anche, perché anche molti allenatori che arrivano ad allenare il Lanciano si rendono conto dopo una settimana che hanno un gruppo, che è un gruppo che lavora sul campo sempre al massimo. E questo anche grazie al gruppo storico, questi ragazzi che veramente è un piacere allenarli. Anzi, quando saltano un allenamento si prendono anche in giro, quindi loro hanno creato veramente uno spirito, e Roberto oggi è uno degli artefici di questo, perché lui 4 anni fa, quando si è messo la fascia da capitano insieme a questi ragazzi, ha sposato il progetto. Sì. E quindi diciamo che la famosa cultura del lavoro, la cultura della squadra, del gruppo, dell'aiutarsi, ma anche fuori dal campo, con le loro famiglie, c'è qualcosa in più che hanno dentro, oltre al discorso tecnico e tattico. Il discorso tecnico e tattico è importante. Però possiamo poi dire che tutti fanno un po' tutto. Sì. Sì, cosa non riscontrabile nelle altre società. Forse anche questo è un segreto. Sì, perché oggi sinceramente noi per stare in Serie B dobbiamo andare oltre il 100%, questo lo sappiamo, ce lo diciamo tutti i giorni. Noi nel momento in cui abbiamo un rendimento, diciamo, globale dell'80%, è capace che qualche volta prendiamo pure qualche scoppola. Quindi la parola pagamento non esiste. Non esiste, la parola lamentela non esiste. E il nostro spirito deve essere sempre quello di andare a chiedere sempre qualcosa in più. A volte è anche difficile, che a volte qualche ragazzo mi dice: direttore, tu ci chiedi sempre tanto, poi ci magari ci dai niente. Ci parli un po' di Marco Baroni? Sì, volentieri. No, per i tifosi del Pescara, pensavi che potesse trovare questo tipo di difficoltà in un'altra piazza? Ma io è troppo presto per giudicarlo. Sì, secondo me sì, perché Marco è un grande lavoratore, quindi sono sicuro che troverà la famosa quadra, no? Come si dice. Però c'è anche da dire che è stata una squadra cambiata per quasi 18 giocatori, io adesso non mi ricordo il numero preciso. C'è stata una rivoluzione. C'è stata quasi una rivoluzione, cambiare metodologia di lavoro, cambiare una squadra e inculcargli una mentalità che io so quella che so cosa vuole Marco, e non è semplice, quindi sicuramente lui ha bisogno di in questo momento anche di accelerare i tempi, questo secondo me lo sa anche lui, perché però sono sicuro che alla fine ne verrà fuori, perché che lui è dalle 8 del mattino alle 8 della sera a lavorare, quindi so che tipo. Quindi è un falso problema quando molti affermano è una piazza diversa, c'è più pressione, sono solo dicerie. No, questo è anche. O può incidere. Ma no, sicuramente può incidere, perché sicuramente. Però Baroni è uno navigato nel mondo del calcio. Certo, ma questo penso che a lui non faccia paura, anche perché lui è un ambizioso, è uno che vuole arrivare, quindi quest'anno si voleva misurare anche qualcosa di più importante, perché era giusto, penso, anche per lui. E quindi lui sa quelle che possono essere difficoltà, ma anche perché se uno vuole arrivare in Serie A o vuole arrivare ad allenare sempre più in alto,
normale che deve aumentare le pressioni, aumentare... Ti ha sorpreso il fatto che la piazza lo ha capito, cioè gli è stato vicino fino alla vittoria con Lentella? Può darsi che in altri periodi gli allenatori sarebbero anche saltati a Pescara con dei risultati negativi, anzi ci sono stati io dei adesso, casi. O è maturata la piazza o Baroni ha convinto la stessa tifoseria? Io non so adesso perché magari non... Certo, vista dall'esterno. Dall'esterno e non vivendo, diciamo, in maniera dentro l'ambiente, sinceramente poi non mi va nemmeno giudicare, anche perché a me non piace giudicare in casa degli altri. Ecco, se tu mi dici di parlare di Marco, posso dirti quello che, avendolo vissuto un anno insieme, avendolo visto lavorare, quello sì. Ora il suo rapporto. Il suo rapporto adesso con la piazza di Pescara, con lo stesso staff tecnico, dirigenza e tutto quanto, gli stessi giocatori, quindi anche vedere la disponibilità dei giocatori a inculcare una metodologia, una cultura del lavoro diversa, bisogna vedere che risposte ha lui. Quindi. Però io sono sicuro che lui si tirerà fuori e riuscirà a trovare, ecco, comunque si è avuto anche delle difficoltà a livello, certo, di infortuni, certo. Quindi non è riuscito mai a mettere, e mi sembra, avendolo visto, avendo fatto un piccolo, avendo curiosato un po', non è riuscito mai a mettere sempre gli stessi 11 titolari per due partite di seguito, quindi sì, magari sì, ancora sì. Riesce a trovare. Senti, invece quanto ti ha sorpreso Roberto D'Aversa? Se ti ha sorpreso. Ah, Roberto, per me è adesso è una sorpresa tutti i giorni. In positivo. No, ma Roberto, quando abbiamo deciso di Roberto, ci sono dei valori fondamentali, secondo me, che non devono mancare per chi fa, come ti dicevo prima, per chi fa questo mestiere. La passione, il senso di responsabilità, l'attaccamento. Cioè io so che Roberto non dorme la notte per questa squadra, quindi per me è già importante. So quello che ha fatto quando ha giocato, so quello che ha fatto l'anno scorso quando lui ha deciso di smettere, quindi è rimasto con noi anche accettando una situazione che magari lui era all'inizio, quando gli ho detto: beh, Robby, smetti, resti con noi e firmi 3 anni di contratto. Lui mi ha detto: a fare cosa? Ho detto: non lo so, sinceramente non lo so a fare cosa. Stai con me, stai con la squadra, stai con noi, con la società, qualsiasi cosa c'è bisogno di fare, non è che ti devo dire quello che devi fare. Quindi Robby ha mangiato calcio, pane e calcio da quando era bambino, abbiamo fatto la stessa scuola, Renato Curi, quindi a volte ci capiamo anche con uno sguardo, quindi per me avere uomini come lui al mio fianco, non ho paura di niente, sinceramente. Luca Leone pensa anche ad un futuro lontano da Lanciano, un giorno, forse il più lontano possibile. Ha avuto tante richieste, ha detto spesso no, perché vuole continuare, non so, a fare la gavetta in questa società, non perché il Lanciano non sia formazione di primo piano, però uno ha sempre ambizioni di arrivare, non so, più in alto, in Serie A. Ma io... O è lo stesso io percorso del calciatore? A volte ci penso, però non ti poni questi obiettivi? Non ho queste esigenze in questo momento, perché sono preso ogni giorno da quello che devo fare. E guarda che non sei l'unico caso, perché Sartori al Chievo c'è stato 20 anni e ha rifiutato oggi offerte Real Madrid, no? Sai benissimo. Sì, 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 no, ma io una volta con Giovanni scherzavo, ho detto spero di diventare come te, no? Il percorso è quello. Ma sicuramente quello che ha fatto lui nel Chievo è una cosa straordinaria, perché oggi magari non se ne parla più, però... Io ho fatto una finale under 18 per lo scudetto con l'Renato Curi contro il Chievo nell'86, lui era già al Chievo e lui si ricorda ancora di questa partita che giocavamo a Viareggio, e ogni tanto gliela dico, e lui è stato 30 anni al Chievo dall'interregionale fino ai preliminari Champions League. Io penso che sia
va studiata, io a volte quindi, ci... Quindi se dovesse cambiare, Leone... No, oggi, darsi oggi che... sinceramente non ci penso, dico la verità. No, oggi è un giorno lontano. Ma io ogni tanto dico a Guglielmo, anche al papà, non è... penso che finché ci saranno loro io... Finché ci sono anche forti motivazioni dentro, no? Sì, ma noi ce le troviamo tutti i giorni perché ci sono tanti progetti. Loro sono abbastanza... La famiglia Maio è molto, molto dinamica, ci sono idee tutti i giorni, a partire dall'ultima degli assistenti di tribuna. Sì. C'è il progetto dello stadio, c'è il progetto del centro sportivo, vogliamo mettere mano anche bene al settore giovanile, cercare di creare qualcosa. Loro vogliono lasciare il segno nella loro città, e loro a me hanno dato una grande opportunità e, ripeto, come ti ho detto prima, nei momenti di difficoltà mi sono stati sempre molto, ma molto vicini. Oggi io sono orgoglioso di sentirmi uno della loro famiglia e io non posso pensare ad altro, sinceramente. Non posso permettermelo per riconoscenza, perché e poi perché è una cosa che loro ti fanno sentire tua, no? Quindi io sono anche a Lanciano dall'Eccellenza, quindi ho vissuto tutta l'escalation fino a Serie B, è una cosa che tu hai visto costruire mattone su mattone, quindi guai a chi me lo tocca, perché potrei ammazzare qualcuno. Senti, abbiamo pochissimi minuti, il turno di domenica, il Pescara a Crotone, voi in casa con il Vicenza, che partite ti aspetti, che partite, che insidie possono esserci? Per quanto riguarda noi... È una partita molto, molto difficile, perché è una squadra che è stata ripescata alla fine, diciamo, all'inizio del campionato. Hanno messo dentro alcuni giocatori importanti che magari una settimana prima era impensabile prenderli, tipo Ragusa, Sampirisi, Di Gennaro, giocatori insomma, di una qualità importante, e stanno cercando di darsi una sistemata. Ecco, noi dobbiamo cercare di sfruttare quelli che sono in questo momento le loro difficoltà, ma hanno anche una squadra abbastanza solida, hanno preso pochissimi gol, quindi una squadra che si difende bene, quindi dobbiamo essere pazienti e cercare il momento giusto per cercare di vincere la partita. Ecco, nello stesso tempo bisogna stare attenti, perché in contropiede Ragusa è micidiale, quindi... Crotone e Pescara invece due squadre che stanno nei bassi fondi. Crotone l'ho vista una volta dal vivo, è una squadra che gioca a calcio bene, molto bene, ha mantenuto l'allenatore l'anno scorso, anche se ha cambiato quasi tutti gli 11 giocatori a parte De Giorgio, però ha la stessa mentalità dell'anno scorso, e la stessa filosofia, giocano veramente bene, a Latina non dovevano perdere. E hanno perso delle partite veramente che non meritavano, e Pescara dovrà stare molto attento, e Pescara allo stesso tempo deve adesso dare continuità alla vittoria di domenica. Ecco, sarà un bel banco di prova per Pescara. Luca, noi ti ringraziamo, poi la tua tranquillità è spaventosa davanti ai microfoni, parli a ruota libera, ma d'altronde è una serenità che trasmetti anche nel mondo del lavoro, forse serve anche questo. No, la serenità quando parlo di una cosa che sento e che, certo, che mi appartiene, no? Magari se parlavamo di politica ero un disastro, perché magari non ne capisco nulla, però ecco, questa è una cosa che la senti nella pelle, quindi... Noi ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito, è stata una chiacchierata diversa dalle altre, perché Luca Leone poi in Abruzzo, come diciamo all'inizio, è conosciuto un po' in tutte le piazze ed è soprattutto rispettato in tutte le piazze. Lasciare il segno in questa maniera credo che sia la cosa più bella, a prescindere poi dal risultato di quello o di quell'altra squadra. Sì, sinceramente, no, ma io penso alla lealtà, no? Quando si è leali. A volte bisogna saper accettare sconfitte,
bisogna essere giusti e se si riesce a mantenere questa, diciamo, questo spirito, riesce a vedere le cose in maniera più serena e magari quelle sconfitte che sembrano delle tragedie magari le puoi vivere in maniera un po' più serena e il giorno dopo puoi tornare a lavorare e cercare magari di non ripetere gli errori del giorno prima. Io penso che se noi impariamo un po' tutti a essere un attimino un po' più sereni e a non creare tragedie quando c'è qualcosa che non va, perché noi nel calcio siamo bravi in questo, magari dovremmo imparare dalle altre nazioni dove magari il calcio non si vive come se fosse la guerra mondiale, ma uno sport dove magari oggi si può vincere, domani si può perdere. L'importante è cercare di dire alla propria squadra di dar tutto e poi accettare il verdetto del campo in maniera un po' più serena. Ecco. E così magari si può anche costruire nel tempo. Grazie ancora a Luca Leone, in bocca al lupo per il vostro campionato. Pubblicità. Eccoci in studio, dunque abbiamo sentito questa lunga intervista, il faccia a faccia con il direttore sportivo del Lanciano Luca Leone. Ora entriamo nel vivo di questa giornata del campionato di Serie B. Come tutti sapete le partite si disputeranno domenica. Vediamo il quadro completo perché ovviamente ci sono anche alcuni anticipi. Dunque avremo Avellino-Carpi, Catania-Bari che si disputerà domenica alle 12.30, poi Crotone-Pescara, Latina-Bologna, Livorno-Trapani, Modena-Brescia in programma sabato alle ore 20.30, quindi Modena-Brescia sarà l'anticipo, poi Perugia-Frosinone, un po' il big match della giornata, Provercelli-Spezia, un altro anticipo in programma sabato alle ore 18, Varese e Cittadella che si disputerà lunedì alle ore 20.30, poi abbiamo Virtus Entella Ternana e Virtus Lanciano Vicenza. Diciamo subito che la partita Perugia-Frosinone è il posticipo di domenica alle ore 20.30, quindi ovviamente uno spezzatino anche per questo campionato di Serie B. Le due abruzzesi scenderanno in campo domenica alle ore 15 perché non ci sarà la Serie A. Parliamo dunque del Pescara, impegnato all'uscita di Crotone, una trasferta insidiosa per gli uomini di Marco Baroni, che oggi ha tenuto la conferenza stampa. È stata diramata anche la lista dei 21 convocati, tra questi c'è anche Salamon, anche se difficilmente scenderà in campo dall'inizio. Convocati invece anche il giovane Torreira e per la prima volta anche Memusciai. In attacco torna tra i convocati anche Da Silva. Ricordiamo che sono assenti nazionali Zuparic, Boldor e Bjarnason. Rimane a casa Caprari che dovrà restare fermo 10 giorni. Vuole continuità Marco Baroni da questa trasferta, la prima di due consecutive, l'altra in programma venerdì prossimo nell'anticipo di Vicenza. Per quanto riguarda la formazione è quasi sicuro che Pucino giocherà centrale insieme a Ćosić, era in ballottaggio con Pesoli ma quest'ultimo non sta attraversando un momento felice, quindi sulle fasce dovrebbero giocare Grillo e Zampano. Per quanto riguarda invece la sostituzione di Bjarnason, il favorito è Nielsen, mentre in attacco il probabile tridente potrebbe essere Politano a destra, Melchiorri e Pasquato. Le condizioni di Maniero infatti non sono ottimali. Andiamo a sentire dunque l'allenatore Marco Baroni nella conferenza stampa tenuta oggi prima della partenza per Massafra, prima tappa del lungo viaggio, poi domani i biancoazzurri si trasferiranno in Calabria. Ma noi questa settimana siamo tornati a fare una settimana importante di carico, di lavoro, perché il calcio di B passa attraverso la corsa, attraverso la condizione fisica e da questo punto di vista dobbiamo alzare l'intensità del lavoro. L'abbiamo fatto perché venivamo comunque da un ciclo di gare che non ci permetteva per la ravvicinanza di fare una settimana tipo. Io credo che abbiamo svolto un buon lavoro, ragazzi stanno bene, sono tonici. Adesso abbiamo ancora una giornata domani di avvicinamento alla partita e completiamo il lavoro.
Salomon è rientrato, noi è rientrato martedì, lui ha svolto, come sapevate, un lavoro differenziato a Pavia, ha fatto con noi un giorno mercoledì, diciamo, martedì e mercoledì un lavoro introduttivo a secco. Poi il ragazzo sta bene, mi ha chiesto di fare la partitella, ieri ha fatto 45 minuti, oggi si è allenato regolarmente con la squadra, diciamo che è completamente recuperato. È chiaro che si torna un po' al discorso iniziale, no? Avendo già, è arrivato comunque con non una condizione al 100%, perché anche se veniva da un club come la Sampdoria, però non aveva poche partite, aveva poco minutaggio. Lo tengo a disposizione e vediamo se c'è necessità. Abbiamo diverse situazioni, che sia un po' i nazionali, sia qualche piccolo acciacco che portiamo via anche Torreira, ma ripeto, io sono fiducioso perché vedo i ragazzi stanno bene. Poi chi partirà subito e chi entrerà dopo, so che daranno il loro contributo al 100%, e quindi diciamo che qualcosina ancora, ma più per qualche situazione di condizione, ecco, però ripeto, dobbiamo continuare su quello in cui crediamo e su quello che stiamo facendo bene. Io ho sia Pippo che lo stesso Melchiorri, che ha fatto benissimo le tre partite con cui ha giocato. Devo dire che anche Mattias sta cominciando a dare il suo contributo, quindi devono essere tutti pronti ad andare in campo, chi parte subito, chi subentra dopo. Ma sono due gare che ci possono permettere di, ripeto, di dare continuità di risultati. La cosa importante è questa: una volta trovata la quadra, fare poi infilare magari dei risultati. Questo è il nostro obiettivo, ma come il nostro è lo stesso obiettivo di Crotone e di altre squadre. E poi vediamo chi sul campo avrà più convinzione, più energia, più determinazione per portare avanti questo discorso qua. Sono quelle società, quelle squadre che gettano sempre le basi per costruire un impianto solido. Sicuramente è una squadra che esprime calcio, non bada solo a rompere e ripartire, ma sa anche impostare. Quindi credo che può venire sicuramente una bella partita. La cosa importante quando ci si affronta con queste situazioni qua è chi sarà più bravo a mantenere l'equilibrio, la compattezza, pur non tralasciando e non abbandonando quello che è la sua filosofia di gioco, cioè giocare. Le vittorie sono sempre un toccasano perché comunque tutti noi si lavora per il risultato, no? Quindi è normale che una parte della tua testa, anche se lavori al meglio, poi è sempre condizionata dal risultato. Il risultato ti dà quella spinta e quella fiducia in te stesso che magari, se non ce l'hai, hai qualche dubbio in più. Emanuele è un giocatore per noi importante, ci sono dei momenti, no, in cui uno è più sereno e uno è meno sereno. Lui, ripeto, come Roberto Guana, come altri ragazzi, sono giocatori di grande spessore e che sanno comunque, lo stesso Pippo Maniero, che quando a Cittadella non è andato in campo ha dato un contributo importante anche. Sono questi atteggiamenti che poi fanno una squadra forte. Senza questi atteggiamenti è difficile costruire un gruppo forte, quindi da questo punto di vista è impossibile che noi sbagliamo, perché altrimenti possiamo stare a casa. Vuole dunque continuità Marco Baroni dopo il successo sull'Entella, che non deve restare un risultato fine a se stesso. Certo, queste due trasferte daranno un indirizzo ben preciso al campionato del Pescara. Vedremo se la squadra è guarita anche mentalmente dopo
il primo successo di sabato scorso in campionato, e sono due trasferte un po' diverse, perché il Crotone non inganni la classifica che la vede a quota 6, perché il Crotone continua a giocare buone partite, lo ha detto anche Luca Leone nell'intervista, e non inganni nemmeno la forza di un Vicenza che, è vero, ha costruito la sua squadra in pochi giorni, però ha acquistato elementi di valore. Quindi due trasferte davvero insidiose. Il Pescara deve ritrovare anche la sua forma e forza estetica, fin di fare buone gare, con la speranza di ottenere risultati positivi. Ricordiamo che in casa biancoazzurra c'è anche in prova il terzino bosniaco Gordan Bunoza, classe 88, e reduce anche lui da un infortunio, ma è clinicamente guarito e sotto osservazione da parte dello staff tecnico del Pescara. Per quanto riguarda il Crotone, ci sono degli ex, tra i quali soprattutto Berardocco, e poi c'è la sfida a distanza tra due fratelli, Francesco Zampano e Marco Zampano, quest'ultimo in forza al Crotone. Proprio lui ci parla di questa partita e di questa sfida in famiglia. Sì, è una gara importante, soprattutto perché veniamo da una sconfitta come Livorno, che diciamo ci brucia ancora come partita, che meritavamo almeno il pareggio. Abbiamo fatto un ottimo gioco, piano piano si intravede il gioco che vuole il mister, e niente, ora viene questa partita che sono fondamentali almeno a fare punti. Noi pensiamo soprattutto a fare bene, poi il risultato penso che venga di conseguenza. Infatti noi, tutte le squadre che vengono qua da noi si chiudono senza voler fare la partita. Speriamo che il Pescara faccia diversamente, soprattutto perché è una grande squadra con grandi giocatori e con grandi ambizioni, che penso che arriveranno soprattutto nei playoff in cerca di salire. Comunque è un'ottima squadra. Sono molto contento soprattutto che rincontro mio fratello dopo tanti anni, e a Portogruaro ci eravamo scontati, solo che eravamo fratelli infortunati, però sono molto contento di ritrovarlo. Speriamo di fare bene tutti e due, ma soprattutto penso alla mia squadra, diciamo, speriamo di far bene noi. Niente, siamo tutti e due molto contenti di incontrarci, e speriamo comunque di fare bene tutti e due. Mio padre verrà a vederci allo stadio, che scende da Genova, e niente, penso per tutti e due comunque. Un po' a scuola quando eravamo piccoli, però per il resto tutto a posto. Lasciamo il discorso dunque su Crotone Pescara e interessiamoci di Lanciano Vicenza. Gli umori in casa rossonera li abbiamo già tastati nel lungo faccia a faccia con il direttore sportivo Luca Alleone. Un Lanciano che vuole tornare alla vittoria contro un avversario ostico, questo Vicenza, che è stato ripescato nelle ultimissime ore d'inizio del campionato, un Vicenza che comunque sta andando anche al di là delle più rosee previsioni. Vediamo il servizio di presentazione della squadra biancorossa curato da Jacopo Forcella, con alcune dichiarazioni dell'ex pescarese Antonino Ragusa. Subisce poco, ma segna anche di meno. Il Vicenza di Lopez, prossimo avversario della Virtus Lanciano, sembra squadra abituata ai pareggi senza reti. 3-0-0 in 7 occasioni in cui è sceso in campo. Una formazione costruita lottando contro il tempo, quello che scarseggiava dopo il rocambolesco ripescaggio nella serie cadetta. Politica dei piccoli passi, quella dei biancorossi, a patto che paghi, anche se fino a questo momento la classifica langue alquanto. Una sola vittoria contro il Bari, di misura, frutto del gol di uno dei tanti che in Abruzzo ha giocato, Antonino Ragusa. Fino a qualche mese fa l'uomo in più del Pescara targato prima Marino, poi Cosmi. Oggi la pedina a cui si aggrappano i veneti per centrare la salvezza. Oh, spero di fare bene con la maglia del Vicenza, spero di dare una grossa mano alla squadra, perché questo è l'importante. Poi i gol, se arrivano o no, diciamo, vengono in un secondo luogo. L'importante è dare sempre il massimo, fare sempre la prestazione, perché quella non deve mai mancare, impegno assoluto, e poi la salvezza prima di tutto, dobbiamo pensare a quello, e poi se ci sarà tempo possiamo pensare pure all'altro, però non dobbiamo farci distrarre
da queste piccole vittorie facciamo. Il siciliano non è l'unico però che conosce bene i colori biancazzurri. Davanti infatti Lopez può giocarsi anche la carta Stefano Giacomelli, in riva all'Adriatico da gennaio 2011 per 6 mesi alla corte di Eusebio Di Francesco, un solo gol a Cittadella, poi l'esperienza di Terni prima di vestirsi di biancorosso. E potrebbe essere proprio Giacomelli una delle varianti per l'impegno del Biondi contro la Virtus, perché Lopez potrebbe dare spazio ad un attacco più dinamico, con minori punti di riferimento, con Ragusa e lo stesso Giacomelli, che prenderebbe il posto di Cocco, centravanti più classico rispetto all'umbro. Il modulo è il solito 3-5-2, davanti a Bremek la linea difensiva sarà quella formata da Gentili, Camisa e Garcia. Probabile novità a centrocampo con Sciacca, che ha scontato lo stop per squalifica e dovrebbe riprendersi il posto da titolare a scapito di Sbrissa. Gli esterni sono Laverone a destra e Sampirisi sulla corsia mancina, Davide Di Gennaro al centro con la possibilità anche di avvicinarsi di qualche metro alle due punte per dare loro manforte con Sciacca e Cinelli mezzali. Come detto, in avanti il dubbio, con Ragusa certo del posto e tra Cocco e Giacomelli. Tripletta per quest'ultimo nella partitella del giovedì, marcature che sembrano far pendere l'ago della bilancia proprio a suo favore nelle gerarchie di Lopez. Due attaccanti rapidi e che possono partire dal lato esterno per puntare direttamente la porta. Un problema in più per i difensori della Virtus Lanciano, che avranno il compito di confermare anche domenica tutte le difficoltà dei veneti ad andare in gol. Questo era l'ultimo servizio della nostra scaletta in questo numero di Bizzone, dedicato in gran parte al personaggio della settimana, il direttore sportivo del Lanciano Luca Leone. Questa trasmissione Bizzone presenta la giornata del campionato cadetto, che vi ricordo in programma domenica. Ci saranno ovviamente gli anticipi, ve li ricordo. Sabato scenderanno in campo alle ore 18 Pro Vercelli e alle 20.30 il Modena, mentre domenica c'è la gara del Catania con il Bari. Poi sempre domenica il posticipo alle 20.30 tra Perugia e Frosinone, mentre l'ultimo posticipo in programma lunedì sera tra il Varese e il Cittadella. Pescara e Lanciano invece in campo alle ore 15. Bizzone non tornerà venerdì prossimo, perché venerdì prossimo ci sarà l'anticipo del Pescara, quindi con Bizzone ci vedremo tra 15 giorni, mentre le analisi di questa giornata ci saranno ovviamente domenica, dopo la diretta anche alle ore 19, e lunedì nel corso di replay. Grazie per averci scelto, ringrazio in regia Maurizio Daguì.